Fusion Station, un nome che mette fame. Che senso? Cucina Fusion. È un pasticcio sto livello di text. Sì, no, non, e l'originale è ancora peggio. È veramente orribile. Questo è proprio brutto. Forse è il primo. Rinnoviamo il consiglio ai nostri amici epilettici di astenersi dal giocare di Nukem. Avrei scelto un suono diverso. Sì, non sembra più un tritacarne. Occhio! È tutto molto organico, no? Sì, no, infatti sta di suono un po' sinistri. Bella idea. Mi ha sentito più bella. Hai sentito? Sì, bella. Ok. Un piccolo sacrificio da fare. Groovy. Non le abbiamo mai usate queste, eh? Dei pistoni con un raggio laser. Però non li puoi passare, forse. O destra, sinistra. Vedi che qua non c'è il laser, facciamo così. Sì, però hai avuto tu l'intuizione di passare. Sono abbastanza interessato alle due Atomic Health. Non ti puoi abbassare, è troppo. L'interessante, immagino che abbia fatto scena questo secondo ascensore, giusto? Probabile. Sì, tutta così la musica. È orribile. Complimenti al level design. Dopo 10 minuti ho voglia di mettere sotto gli Slayer e buttare la musica. Ma anche come fatto il livello un po' pasticciato, sto livello mi confonde parecchio. Mamma mia. Come get some. C'è che vogliono come venire schiacciati qua sotto. Allora, un po' di cose ci sono qua interessanti. E qua c'è un pulsante. Si prendono esattamente tre colpi, sì. Sì, che è tornato anche quel dragone dell'altra volta. Sì, decisamente. Bello, lo spiccico. Ok, quindi abbiamo. Quello si apre. A destra. Cosa? E lì saltavamo, siamo usciti. Siamo affiliati, non ci hanno pagato. Ahimè, se no l'avrei fatto molto volentieri. Ah, un segreto, no. Okay.
si è chiusa da sola. Ma che spiega dove vengono? Si letteralmente teletrasportano dall'alto. Beh, si spawnano. Cioè, nel senso, sono tipo scriptati. Cioè, palesemente prima non c'era. Eh sì. Anche quello lì che c'era dentro, qualcosa che vedi c'è l'ombra. Dove è incollato sul filtro, sta aspettando. Molto veloce mi metta fuori. L'idea è mini boss qua. Diamo un'occhiata a questa zona. Sì, qua di sicuro lo c'è. Groovy. No, sono partiti solo gli stivali protettivi. Il fatto che ci diano il Devastator ci dà. Non è un buon segno. Un'idea di cosa potrebbe. Ah, ok. Se schiacciare l'altro per il mio tuo. Semplicemente adesso è aperto. No. Che pasticcio. Sì. Ma proprio anche a livello di estetica. Immagina giocartelo su un CRT nel 98 sto gioco qua. Neanche immaginando, no, veramente un casino sta parte qua. Comunque lo stiamo giocando con le texture in HD, si spera. Beh, di sicuro sono meglio. E un pelo di restyling. Di prima. Non possiamo camminare qua in centro. Ah. Beh. Beh, so che sembra tutto molto chiaro. Io lo farei ancora una volta. Tanto perché sei morto? Penso di essermi di essere andato indietro qua, no, mettiamoci conto un po'. Mi ha fatto saltare l'incubator. Che è questo? Qua giù. Come si spiace? Sarà una zona segreta. No, scusami, ma allora domanda. Domanda, ma quando eravamo su non potevamo saltare in centro? Vedi che c'era il buco in centro. Oh! Siamo fatto il buco qua in mezzo. Ah niente, ok, boh, basta. Era solo a caccia di segreti, quella boss. Sarà una zona da boss. Sì, c'è pure la faccia, quindi sì. Ciò che non so come si. Te che la peggio puoi usare il jetpack, però non ce l'hai la vita. Vai a prendere il jetpack. Se ne hai abbastanza. Oh. Li hai preso tutti e due? Sì. Domanda. Come si faceva senza jetpack? Soprattutto giù subito. E qua quanta vita ha sto coso? I'm gonna put the smack dab on your ass. Sto cercando di risparmiare più munizioni possibile. Facciamo così. È fatto da qua. Lascio con 138 di vita. Purtroppo non abbiamo trovato segreti. Abbiamo trovato. Ma siamo diventati molto più difficili da trovare. Decisamente, alcuni sono semplicissimi.
75 nemici, 9 ne mancavano, immagino fossero nelle sezioni per i segreti. Abbiamo fatto in un quarto d'ora circa. Per tempo buono. Sì, 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 se ci teniamo su questo tempo qua, non è male. Si prosegue con... I'm gonna rip up a new one. Occupy territory.